Quanto costa essere felici? Io sono cresciuto con l'idea che per realizzarsi, per essere felici, bisogna in qualche modo guadagnare tanti soldi. Forse perché la società ci ha un po' imposto dei modelli di persone di successo che in qualche modo il loro successo hanno costruito anche grazie al fatto di aver fatto i soldi. Io sono stato da sempre fissato sul denaro e ho sempre pensato appunto che per essere felice avrei dovuto in qualche modo fare tanti soldi. Pensate che fin dalle elementari la mattina andavo a scuola magari con una macchinina e l'obiettivo della mia giornata era scambiare, barattare questa macchinina con qualcosa che avesse un valore maggiore, un altro giocattolo piuttosto che una maglietta. Mi piaceva chiamare questo gioco il gioco degli affari. E mi veniva anche bene. E a fine giornata, quando avevo incrementato il valore del mio patrimonio in qualche modo, ero davvero felice. E dopo qualche tempo ho scoperto che a Milano, a pochi passi da Piazza Duomo, esisteva un luogo dove gli adulti giocavano al mio stesso gioco degli affari, solamente che non lo facevano chiaramente con le macchinine, ma lo facevano con piccoli pezzettini di società, le azioni. Quel luogo era la borsa di Milano. E se non sapete come funziona, ve lo spiego, è semplicissimo. Se avete un'azienda che ha un buon prodotto, un buon fatturato, e volete fare in modo che questa azienda cresca, se andate in borsa, se portate la vostra azienda in borsa, molto semplicemente troverete delle persone, degli investitori, che saranno disposti a darvi del denaro in cambio di un pezzettino, di un piccolo pezzettino della vostra società, un'azione appunto. La figata però è che questa azione, se l'azienda continua a crescere, a performare, crescerà di valore nel tempo. Cosa che poi si traduce in ancora più soldi nelle nostre tasche. Ho osservato le borse, i mercati finanziari per tanto tempo. Prima dal televideo di Canale 5, tanti anni fa. Poi dalle ventai monitor nelle vetrine delle banche. Poi con l'arrivo di internet sono arrivate le piattaforme di trading e tutto è stato più semplice. E dopo un po' di anni ero pronto, avevo osservato così tanto i mercati che avevo deciso di lanciarmi in questa attività e non so come, ma ho convinto i miei genitori a prestarmi 16.000 euro. Loro sono una coppia di impiegati, quindi era una cifra assolutamente di tutto rispetto. E nel primo giorno di attività da trader, così si chiama la persona che opera sui mercati finanziari, ho guadagnato 2.000 euro, una cifra incredibile. Ovviamente ero al settimo cielo perché pensavo di aver trovato un modo di raggiungere il mio scopo, arrivare ad essere felice tramite il denaro. E anche i miei genitori lo erano, perché 2.000 euro era la stessa cifra che mio padre al tempo guadagnava in un mese di lavoro. A distanza di un mese ho perso tutto. Zero. Sul conto non c'erano più soldi. E oltre al conto, ad andare in fumo, sono andati anche il mio sogno, i miei sogni di diventare ricco e felice. Fu proprio però in quelle settimane, in quel momento, che qualcuno mi raccontò la storia del pescatore messicano. Si racconta che un giorno in questo villaggio di pescatori arriva un ricco imprenditore americano che dopo aver comprato e mangiato del pesce va dal pescatore e si complimenta con lui per la bontà di questo pesce.
E ne approfitta per chiedere quanto tempo avesse impiegato per pescare questo pesce. E il pescatore dice: ma guarda, ci ho impiegato 2 ore. 2 ore. E cosa fai tutto il resto della giornata? Ma guarda, mi alzo tardi, pesco un paio d'ore, faccio una siesta con mia moglie, il pomeriggio gioco con mio figlio e la sera esco con gli amici a bere una birretta, suonare un po' la chitarra e cantare qualche canzone. A quel punto l'imprenditore si eccita, si gasa tutto e gli dice: guarda, io sono un imprenditore, posso aiutarti, posso fare da consulente per te, tu hai una immensa opportunità. Se tu da domani cominci a pescare per tutto il giorno, nel giro di un po' di tempo avrai i soldi per permetterti una seconda barca e con questa seconda barca potrai prendere ancora più pesce e con i soldi extra che farai potrai permetterti altre barche fino ad arrivare un'intera flotta tutta tua. E non finisce qua, perché una volta che tu hai una flotta tutta tua puoi smettere di vendere il pesce al dettaglio e potrai trasferirti magari a New York e fare un accordo direttamente con la grande distribuzione. E a quel punto i tuoi margini saliranno e potrai guadagnare così tanto che potrai permetterti addirittura un impianto tutto tuo di inscatolamento, cosa che ti farà fare ancora più soldi. Il pescatore rimane un attimo così e dice: ma veramente, ma quanto tempo dovrei impiegare per arrivare ad ottenere tutto questo? Ma guarda, a spanne 20, 25 anni. Il pescatore ci pensa e dice: e dopo? L'imprenditore si sfrega le mani e dice: dopo viene il bello, perché tu sarai già a New York, ti sei già trasferito a New York, a quel punto prenderai la tua azienda avviata con tanti clienti, con dei margini incredibili, e se la porterai in borsa ci saranno un sacco di investitori disposti a darti milioni di dollari per comprare le azioni della tua azienda. Milioni di dollari, ma veramente? Eh sì, così funzionano i mercati finanziari, la borsa funziona così. E il pescatore chiede: e dopo, una volta che ho venduto tutto? Beh, con tutti i soldi che avrai fatto potrai ritirarti in un villaggio di pescatori, svegliarti tardi la mattina, pescare un paio d'ore, fare la siesta con tua moglie, il pomeriggio giocare con tuo figlio e la sera uscire a bere una birretta con i tuoi amici, suonare un po' la chitarra e cantare qualche canzone. So che questa storia mi è piaciuta. Conosco persone che dopo averla sentita si sono licenziate. Se c'è una cosa che... A me questa storia mi ha cambiato veramente la vita, perché mi ha insegnato a vedere il mondo da un punto di vista completamente diverso. E se c'è una cosa che mi ha insegnato questa storia è che se davvero volevo fare i soldi, non dovevo concentrarmi sul fare i soldi, ma sul fare con passione una cosa che amavo fare. Fare soldi in borsa, per fare soldi in borsa, non basta solamente saper leggere un bilancio o saper interpretare il grafico di un'azione. Bisogna riuscire ad avere la sensibilità di capire quale sarà l'impatto che una determinata azienda avrà sulla vita delle persone. Maggiore sarà questo impatto e maggiore sarà il successo che questa azienda avrà nel suo futuro. So che ancora in tanti pensano che se una persona ha fatto tanti soldi, ha avuto tanto successo, in qualche modo lo ha fatto sulle spalle delle altre persone. Ma io non credo che sia così. Se c'è qualcuno magari tra di voi che pensa che Mark Zuckerberg, per esempio, fondatore di Facebook, sia una sorta di rettiliano succube dei poteri forti, provate a immaginare come sarebbe stato vivere la pandemia senza WhatsApp. Se ci sono 3 cose che mi hanno insegnato i mercati finanziari, è che per avere successo non possiamo ragionare come singoli individui, ma come collettività. Qualsiasi sia la nostra età,
qualsiasi sia il nostro lavoro, non dobbiamo concentrarci su quello che stiamo facendo, ma sul motivo per cui stiamo facendo quella cosa. E se nel nostro percorso riusciamo ad aiutare anche le altre persone, non solo raggiungeremo il nostro obiettivo, ma troveremo anche la felicità.